Oggi è mercoledì 19 settembre, sono le 12:33 minuti in questo istante, siamo qui in diretta da Milano All News per iniziare appunto una settimana insieme. Questa settimana è stata un po' diversa dei primi giorni, ma adesso entriamo nel vivo dei nostri racconti, della nostra Milano, dei protagonisti della nostra città. E oggi raccontiamo una parte di città, in realtà poi vedremo che spazieremo un po' in tutto il mondo col nostro ospite, che possiamo definire tranquillamente un ospite internazionale, ma soprattutto perché spaziamo anche ben oltre il visibile, verrebbe da dire. Parleremo di energie, parleremo di tante cose che non pensate ma possono migliorare la vita di molti e di tanti. Lo facciamo appunto con il nostro ospite di oggi, Monica Villa Bernal. Buongiorno Monica. Ciao Fabio, buongiorno. Benvenuta, grazie mille di essere qui con noi. Ma de nada. E qui finisce il mio spagnolo, ecco. Oltre non possiamo andare, a meno che non andiamo a mangiare fuori, so ordinare tranquillamente qualsiasi piatto al ristorante, questa è una mia peculiarità, lo sanno molti che ci seguono. Monica Villa Bernal, architetto, certo, verrebbe quasi da dire una volta però. Sì, una volta ho dedicato 12-15 anni della mia vita all'architettura, ma adesso è il mio hobby, quindi amo profondamente l'architettura ancora. Lo dico già, non mettetevi a fare i conti su quanti anni ha Monica, non ve lo dirò mai, ma tanto sbaglierete sicuramente. Sicuro? Perché vi comincerà a raccontare di storie dicendovi fai 30 anni fa, e quindi uno pensa quando eri una bambina, invece no, però non lo stiamo a dire. No, ero una bambina, quindi Perché sto dicendo questo? Perché in realtà la tua storia appunto inizia da molto lontano. Allora raccontaci un po' la tua storia per capire poi di cosa stiamo parlando oggi. Sì Fabio, io facevo l'architetto come tutti quelli che ci laureiamo e facciamo il nostro lavoro come tutti, quindi una vita di lavoro, famiglia e voler tante cose, quindi voler crescere, sposarsi, figli e seguire appunto tutta una vita sociale. Invece e la parte sociale era la mia maschera di avere successo all'epoca, iniziando come architetto, con lo studio di architettura e con tutto il resto, ma la parte sentimentale, l'amore, era un disastro, quindi era una sofferenza totale la mia vita, era un disastro, che però, come facciamo in Colombia, ci consolavamo con l'alcol, i cocktail e le amiche, quindi si andava agli aperitivi per calmare un attimino questa angoscia di sofferenza, perché gli uomini sono cattivi, perché non ci vogliono bene. Credo che abbiate esportato questa tradizione anche qua in Italia, vedendo molte ragazze. Sì, per il mojito e altri cocktail, sì. Però a un certo punto, cercando ovviamente di trovare una soluzione a questo mio disagio emotivo, comincio a fare corsi. No, prima di tutto comincio a cercare psicologi. Quindi sono andata da psicologi, psicoanalisti, gente che poi mi faceva parlare ma non mi dava soluzioni. Effettivamente dicevo, ma sì, è bello, spendo un sacco di soldi, ma alla fine sostanza. E quindi qualcuno mi suggerisce la biodanza, per esempio, per scaricare emozioni. Un altro mi suggerisce, no, devi andare a fare Reiki perché il Reiki ti aiuterà. Insomma, ho cominciato a fare i corsi. E questo è diventato il mio, secondo me, hobby, che di giorno facevo l'architetto e la sera e weekend facevo appunto corsi, partecipavo a questi corsi, meditazioni. No, partecipavi, ti limitavi, sì, diciamo, a partecipare. Esatto. Perché a un certo punto... comincio a sognare, era una cosa strana perché cominciavo a sognare in italiano, quindi erano... Tu eri già stata in Italia? Ero stata in Italia nel 94, nelle mie vacanze, dove quando sono arrivata a Roma, il primo momento che sono arrivata poi al Circo Massimo, guardo tutto il Circo Massimo e io sentivo che ero già stata lì. Quindi io sentivo profondamente questa attrazione, questa sensazione di io conosco questo posto e l'aria familiare. Quindi sono arrivata in Colombia, sono tornata a Bogotà e gli dico a mia mamma: mamma, io credo che in un certo momento della mia vita andrò a vivere a Roma. E a vivere a Roma, mia madre mi disse all'epoca: allora bisogna lavorare per raggiungere questo sogno. Ah, bene, ringraziamo la mamma che ha dato. Bravo. E quindi sogno spazi, sogno città, sogno tante cose in italiano e comincio a studiare un po' di italiano. Ok. È da lì che parte tutta questa storia di... E nei sogni mi arrivavano segnali, mi arrivavano posti e io ho detto, ok, dobbiamo seguire i segnali, seguire i sogni. E chiudo lo studio, chiudo l'architettura, chiudo tutto e vengo in Italia a cercare un qualcosa che non capivo.
piena di ego ovviamente, perché avevo 29 anni, avevo fatto già la manager di tanti prodotti lì e con la banca in Colombia, che poi però arrivavo pensando che il mio curriculum era bello pieno di informazioni, di master, tutto, e quindi trovare lavoro sarebbe stato facile. Invece dopo 2 anni di curriculum a destra e manca, non mi ha mai risposto nessuno come architetto, ho detto ok, bisogna cominciare da zero. E forse uno questo, anche di quei segnali, prima ne parlavamo fuori onda io e te, dicevi, intanto ci sono dei segnali. Sì. Forse anche questo allora è un segnale. Esattamente, l'ego era troppo forte. Ero troppo piena di me in quel tempo. E allora, se prima di Monica potevamo dire che era un architetto, ora possiamo dire, così dammi definire, una coach operatrice olistica, giusto? Esatto. Allora ti chiedo subito, prima di tutto, che cos'è l'olistica, cioè le terapie olistiche, cosa racchiudono, di cosa stiamo parlando? L'olistico è sempre un appoggio alla medicina comunque tradizionale, quindi noi non siamo guaritori, noi non siamo maghi, noi non siamo persone che con un click spariamo le paure o guariamo dei cancri, no, questo okay. Una persona seria, poi lo grazie sappiamo. Monica, per questa precisazione, perché insomma troppo spesso vengono vendute false speranze e insomma sappiamo che poi uno quando è ammalato, quando magari ha dei momenti di depressione così, insomma anche nella disperazione cosa, ci sono dei delinquenti che poi si aggrappano a questo per fare cose. Voi non siete appunto vicini, non è magia, nonostante appunto si usino parole come energia, si usano parole come si parla cristalli, di energia, ma appunto non stiamo parlando dei druidi o di quelle cose. Non siamo, noi abbiamo strumenti comunque che per il tradizionale, per esempio, non è concepito, quindi noi comunque usiamo i numeri, usiamo le piante, e quindi i naturopati, la fitoterapia, c'è talmente tante risorse in natura che noi possiamo usare per appoggiare appunto anche un trattamento medico. E appunto con questa nuova veste, diciamo, questa nuova veste un po' più consapevole anche di te, invece in realtà però molto meno egoistica rispetto a prima, dove in realtà non sei più tu al centro della scena, no? Diciamo. Ho imparato tanto perché ho dovuto togliere i master e corsi e specializzazioni nel mio curriculum per poi seguire i segnali che mi portavano al centro di Roma camminando un giorno, e camminando quel giorno ho trovato in un negozio molto carino del centro di Roma, al Pantheon, cercasi personale. Esatto. Ho detto oh, però quasi entro, lascio il mio curriculum, e quello era un negozio di pietre. Quindi in realtà io ero attratta perché ovviamente facendo arredamento ero attratta dall'arredamento delle pietre, la frutta di marmo e tante altre cose molto belle, ma in realtà quello è stato l'inizio del mio percorso attuale. Quindi io la cristalloterapia non sapevo cos'era, ma in realtà io come architetto lavoravo con i marmi, con il granito, era sempre stato così. Quelli primi anni facendo appunto questo lavoro nel centro di Roma arrivavano i tedeschi e i francesi e mi dicevano mi dai la pietra per il cuore? Ho detto ma mi chiedo, non sapevo di cosa mi parlassero, e invece poi ho trovato questa informazione molto valida dei libri di cristalloterapia e ho cominciato questo percorso di studio, ma non era per lavorare su quello, era per me, per capire se effettivamente c'è un'energia nei cristalli che può interagire con me. Ad esempio, questo cristallo che tu hai qui con te oggi, che tipo di cristallo è? È un cristallo maestro che viene dalla Colombia, dagli Ande, quindi io soprattutto vado continuamente in Colombia a cercare cristalli pieni di energia, e sono appunto cristalli maestri che trasmettono, amplificano, insomma ce ne sono un sacco di caratteristiche che appunto porto tutto il tempo, quindi io porto i cristalli continuamente. Ecco, lì in questo tempo di cristalli comincio a studiare e comincio a rendermi conto che effettivamente agivano molto bene su di me e poi sulla mia famiglia. Mio fratello mi disse all'epoca, che era 12 anni fa, dopo che ho fatto un trattamento, mi disse lui, senti, tu credo che dovresti dedicarti a questa cosa perché è molto forte. Allora dobbiamo ringraziare quindi la mamma che ti ha mandato vai pure, il fratello che ti ha dato l'incoraggiamento giusto, insomma, e l'hai seguito questo incoraggiamento, perché appunto adesso siamo qui perché insomma abbiamo una serie
sia di eventi che di iniziative che tu hai messo in piedi, soprattutto anche appunto sulla città di Milano, ma mi dicevi spesso che ritorni in Colombia, dove tieni anche lì certi tipi di corsi di terapia. So che hai praticamente fondato una specie di palestra, giusto? No? Sì, diciamo. Perché seguendo i miei segnali divini ho detto, ma io devo insegnare alla gente che effettivamente ci sono i segnali divini ovunque. Ecco, se ci stesse seguendo, se hai immaginato una palestra con attrezzi, tapirulan, cicletta, attrezzi così, no, non è la palestra in cui Monica vi farà entrare. No. È un'idea che tu hai avuto, che hai già sviluppato in Colombia, mi dicevi, giusto? Sì, e che adesso sì, stai sì. sviluppando in Italia. È in Italia da 5 anni e si chiama La Palestra per l'anima, quindi in realtà è un espazio molto bello anche in spagnolo, come sì, si chiama? È il ginnasio para l'alma, cioè già quello ti fa allargare l'alma, l'alma proprio esatto, si espande. Ecco, qui infatti abbiamo visto poco fa la locandina proprio della palestra per l'anima. Raccontaci un po' che cos'è questa palestra per l'anima. Sono conferenze, corsi, punti d'incontro dove si parla di quello che accade e come possiamo lentamente ascoltare, con molto lavoro sicuramente interiore, osservazione, ascoltare la delicata voce del nostro cuore, quindi riscoprire la connessione con l'anima. La cosa bella è che Monica, tu dai quindi per scontato che chiunque di noi ha ancora un'anima, questa cosa è davvero un bel dato. Un'anima, ok, tutto. No, mi piace la tua positività e sono ben tutto. Contento, meno male che c'è ancora gente come te, mi viene da dire. Che, sì, cosa questo ci è l'obiettivo. Che cosa ci può dire però la nostra voce dell'anima? Nel senso, appunto, lo diciamo prima, non stiamo parlando di magia, non stiamo parlando di curare malattie. È una possiamo voce... aiutare sicuramente, dicevi, sì. Tu hai avuto a che fare ad esempio con pazienti oncologici che, sì. ahimè, non ci sono più in questo momento, quindi appunto non si non guarisce. Ci sono fisicamente. Non si guarisce magari dalla malattia, non possiamo aiutarlo dal punto di vista medico, ma sicuramente possiamo aiutarlo nel... vivere meglio, sì. nel avere una consapevolezza, posso dire anche, assolutamente, no? È quello il segreto. Invece la parola giusta, la presenza per l'anima, appunto, che a chi si rivolge? A chiunque, mi viene a tutti, dire, no? a tutti deve essere la persona pronta, secondo me, perché la voce dell'anima parla continuamente, ti fa vedere addirittura quando stai guidando qualcosa dentro ti dice non girare da quell'angolo perché qualcosa non va. E noi egocentrici, umani, controllatori, tutte queste cose, giriamo e a sinistra c'è un bel blocco di traffico. Quindi sono tutte sensazioni che noi abbiamo continuamente, addirittura c'è questa intuizione che ci dice questo affare non va bene, meglio non fidarsi molto di quella persona, e questo lo sentiamo tutti, quindi non è una novità. Io quello che provo a fare nella palestra per l'anima è far aprire un po' il cuore e l'ascolto interiore, calmare un po' la mente razionale con tanti strumenti. Poi mi dirai, per esempio, io ti dirò con la voce, con la musica. Infatti abbiamo visto prima un'immagine di alcuni incontri che avete fatto, c'era una bellissima arpa ad esempio. Esatto, io collaboro in questo momento, ci uniamo con un grande amico, per me fratello d'anima, che si chiama Ludwig Conistabile. Lui è il padre in Italia dell'arpa terapia immaginativa. Da quando l'ho conosciuto, che anche quello è stato un incontro d'anime, l'anno scorso gli ho detto, Ludwig, io vorrei portare te e il tuo suono in Colombia, e siamo andati in Colombia quest'anno a marzo e io ho voluto regalare a 3 fondazioni di bambini oncologici e malattie catastrofiche, ho voluto regalare l'arpa terapia. Quindi lui è venuto con me e ha donato, perché anche lui ha donato, abbiamo fatto tutto dietro un scopo molto umanitario, niente di commerciale, senza appoggio, senza sponsor, niente, l'abbiamo fatto tutto con molto amore. Tu dicevi, appunto, è rivolto a tutti, l'importante fosse essere predisposti un attimino, cioè, ecco, come ci si può porre per predisporsi al tuo tipo di intervento, appunto alla palestra per l'anima? Fondamentalmente io quello che dico sempre è non arrivare alla malattia per cercare aiuto con gli olistici o con le pratiche alternative, perché ormai c'è tanto lavoro da fare quando arriva la malattia. Io dico sempre fatelo un po' prima, facendo yoga, ascoltando magari meditazioni, bagno di gong, che adesso ce ne sono dappertutto, le campane, concerti, dove vi sentite attratti, anche se non credete del tutto, provare,
provare tante discipline belle che ci sono adesso. Gente che come me abbiamo lasciato le proprie professioni, avvocati o medici, o per dedicarci alla musica, all'arte, e che possiamo condividere quello che abbiamo vissuto per aiutare a scoprire. Quando la persona viene di corsa e dice risolverlo, risolvo, mi fai la magia che io domani mi voglio svegliare bene senza il mal di pancia? Io sono la prima a dire non sono io la persona giusta, quindi è meglio che torni a vedere il tuo medico. Appunto, perché come fanno queste terapie invece ad aiutarci davvero? Cioè come fanno invece ad essere efficaci? Perché inizia un momento di consapevolezza della persona, dove io uso i numeri, spesso e volentieri uso la numerologia degli archetipi che ho imparato con Guido Rossetti, anche un italiano, quindi io all'Italia le devo tantissimo in questa mia preparazione olistica, e usando i numeri io riesco a identificare questi lati ombra, quindi lati ombra che sono lì, solo che noi le nascondiamo bene bene dentro l'armadio o sotto il materasso per non farli vedere a nessuno. Quindi quando tu gli chiedi a una persona come stai, quella persona: ma io sto benissimo. E quando a me dicono io sto benissimo, non ci credo. Io credo più alla persona che si toglie queste maschere e mi dice: guarda, veramente mi sento in un momento che sto per esplodere. È lì che entriamo proprio a vedere come aiutare. Disinnescate la bomba, diciamo. Sì, prima che la bomba parte, però. Sì, dobbiamo entrare. Prima, perché evidentemente, come ho potuto scoprire con amiche anche in Colombia, gli attacchi di panico che tanta gente vive con gli stati d'ansia, in realtà è energia. Quindi è vero che fanno paura, ma tu è un'energia che vuole uscire dal tuo corpo. Ci bastava imparare a incanalarla ad un giusta direzione. Farlo uscire a passi lenti, usare delle valvole magari per... deve uscire, perché se quella energia è lì che sta per esplodere è perché quella persona sta andando contro la sua anima. Se tutto quello che Monica vi sta dicendo vi sta interessando e vi attira, la cosa bella è che in queste settimane Monica appunto è a Milano e la si può incontrare, assolutamente, e la si può andare a vedere, e anzi presenterà un attimo alcune delle sue idee, terapie, progetti, ad esempio già questa sera. Sì, questa sera a Milano faremo per la prima volta questa serata gratuita, quindi aperta a tutti. Questo è anche un scopo della palestra per l'anima: chi vuole trovare o scoprire la propria anima non necessariamente deve avere dei soldi e pagare dei corsi, che io non sono d'accordo in questi corsi con delle cifre pazzesche dove diventi un guru. Per me non esiste questa anche lì secondo me c'è un po' di truffa, al mio avviso. Non vado proprio in profondità. Io credo che ci sono anche situazioni alternative dove tu puoi fare scambio, come si fa col Reiki. Tu puoi fare scambio quando la persona non sta bene, se non ha soldi, se ha perso il lavoro, c'è un modo, ma non è tutto gratis, la persona deve fare qualcosa, quindi può fare un scambio, fare una torta, fare qualcosa dove contraccambia quell'energia che io sto dando per aiutarlo. E questa sera facciamo questo evento, questa serata gratuita, dove io parlerò dei numeri, come appunto parlavo prima, soprattutto i numeri come un strumento importantissimo per trovare dentro di noi questa natura che vuole esplodere, che io chiamo i lati ombra. Infatti vorrei chiamare numeri ombra, il tema di questa sera. Allora, diamo bene l'appuntamento per questa sera, allora, allo Spazio Aura. Esatto. Alle 20:30. Sì. Cristina, non so se questo, credo così, sia quello di settimana prossima. E quello, sì, domenica prossima. Cristina, ottimo, esatto. Questo. Sì. Grazie mille a Perché Cristina oggi regia. Parliamo proprio di questo. Allora, dicevamo appunto, questa sera alle 20:30 allo Spazio Aura in via Giovanni Masera 6, che è zona Lima. Sì. Ci sarà un evento gratuito, però devono prenotare perché non abbiamo posto per tutti. L'importante appunto è scriverti, e quindi diamo le coordinate per contattarti. Dove ti possono trovare, Monica? La pagina ufficiale di Monica Sita è Monica Sita in Facebook. Monica Sita, c'è anche un sito? Sì, e il mio sito è www.monicasita.org. Ok, monicasita.org. E poi Monica Sita su Instagram, Facebook. Monica Sita nel mondo.
trovate. Esatto, quindi stasera avremo inoltre un assaggino di un bagno di suono con una delle nostre guerriere arcobaleno, quindi sono tutte le persone che cresciamo insieme e lei suona le campane di cristallo. È interessante questo odore perché sono le guerriere dei colori, che sono i colori dell'energia, tutto è un... Da, appena mi hai detto, è venuto in mente una famosa copertina dei Pink Floyd dove c'era il prisma che diventava tanti colori. Ho pensato subito a tutte le energie scaturito, che è scaturita appunto dai cristalli, esatto, da quello che voi... Tutto quello che si progetta in un cristallo trasparente e luce. Però se questa sera per caso non potete oppure avete degli impegni, ormai lo stiamo dicendo troppo tardi, ma non credo, nel senso che secondo me ne vale la pena di andare questa sera, volendo si replica o meglio, domenica c'è, anzi un upgrade, niente male, sì, un bel incontro. È una giornata dedicata, una giornata intera. Sì, tutta dedicata col suono, con esercizi poi pratici che a portata di mano, gratis, anche questi esercizi li possiamo fare tutti i giorni, io dico sempre si possono fare anche nei semafori mentre siamo in coda, si possono fare anche questi esercizi per liberare emozioni represse, che è importante. E domenica lo dedichiamo al ribelle, questo archetipo legato all'insicurezza, alla rabbia, a tutte le paure che si stanno muovendo dentro di noi in questi tempi. Beh, adesso però te lo chiedo, ho detto che ci sono degli esercizi che uno può fare anche al semaforo, dicene uno proprio, regalacene uno proprio, perché ti dico la verità, ad esempio io è qualche mese che ho iniziato a fare meditazione. Grande. Però è complicatissimo farcela, perché poi la mattina ti viene in mente, ma sto buttando via mezz'ora, invece ho da fare altro e devo buttare fuori la pattumiera, cercare di buttare fuori e arrivano i ragazzi, giusto, devo aprire l'ufficio. La vita frenetica. E come faccio? Quindi ogni volta, cioè questi 20 minuti di meditazione a volte mi costano più fatica a trovare i 20 minuti per farla. E quando poi vai in palestra a fare gli addominali, ti costa fatica. E quindi ecco. Come faccio invece? Come si fa? E allenamento. Oppure come faccio anche a fregarmela? A un certo punto dire no, quei 20 minuti me li prendo perché e servono. Perché quelli 20 minuti è come farsi la doccia. Okay. Se tu non fai la doccia, quella giornata o all'inizio o alla fine della giornata non finisce bene o non inizia bene. Quindi così come dedichi 20 minuti, alcuni di più, sotto la doccia o a lavarti i denti, tu sai che quelli 15 possono anche essere, 15 minuti di allenamento, di consapevolezza anche abbracciando gli alberi, anche col cane perché o con i gatti, è un momento perfetto di connessione con l'universo, perché in realtà è una connessione con l'universo, e se tu ti alleni vedrai che diventa automatico. Da domani mattina i nostri ascoltatori cosa possono fare? Una cosa che possono fare domani mattina per iniziare questo processo, che poi li porteranno a venire da te Monica, perché poi non potranno più farne a meno. Ci sono punti, per esempio abbiamo questa zona dei baffi, dove abbiamo appunto una possibilità di picchettare. E picchettando con l'unghia, però deve essere l'unghia, non può essere una cosa leggerina, deve essere proprio un stimolo di questi meridiani che sono connessi con questi punti, andiamo a cercare di trovare dei punti di quasi indolenzimento, si sentono a volte come degli aghetti, soprattutto in questa zona o anche in questi punti, e questo è legato allo stress. Quindi ci sono sicuramente delle frasi, io chiamo mantra, ma sono frasi che possiamo ripetere tranquillamente come ci viene, dove siamo nel semaforo e io dico voglio liberare lo stress, sono pronto per liberare lo stress o sono pronta per lasciare andare lo stress e comincio a picchettare. Posso dire anche altre cose? No, ma mi dice anche perché non abbiate paura di sembrare dei pazzi al semaforo. Tanto una cosa che mi sono accorto di Milano è che tanto nessuno vi guarda. No, è pazzesco. Cioè, questa è la prima cosa che non mi metto a pensare. Non siete il centro del mondo. Nessuno vi vede, perché a Milano veramente potreste fare qualunque cosa al semaforo, nessuno si accorge di quello che state facendo. Ma se le donne ci mettiamo il rossetto e gli uomini così, fanno a volte altro. Siamo così chiusi, fermi a guardare ognuno il suo, che effettivamente anche se vi venite a picchiettare non è un problema. E anzi, è divertente anche quando fai la passeggiata nel parco, perché stai col cane, stai con i bambini, tu a un certo punto ti metti a picchettare certi punti, ma in quel momento stai liberando energia. Io ti posso garantire, perché lo faccio spesso nei seminari e workshop, dopo 15 minuti di pratiche ti senti rilassato. Poi ovviamente bisogna imparare a respirare bene, il fumo qua non aiuta molto, però l'idea è cominciare a respirare e a scaricare.
Monica, perfetto, siamo quasi in chiusura. Ricorderei in chiusura appunto l'evento di questa sera. Ricordaci bene dove, come, 20 perché, 30, le coordinate. 20:30, spazio Aurea e via Giovanni Massera 6, vicino a Piazza Lima. Domenica ci vedremo anche lì per tutta una giornata dedicata al ribelle, quindi come riconoscerlo e come trasformare questo ribelle in guerriero. Solo che è la prima volta a Milano e ci sarà solo questa domenica, ci saranno solo due ombre in questo 2018, perché parto per la Colombia a lavorare anche lì con, okay, con il Gimnasio para el Alma. E quindi settembre, 23 settembre il ribelle, 27 ottobre l'orfano, l'abbandono. Quindi insomma avete già davanti a voi due mesi belli intensi. Poi ve lo ricordiamo, monicasita.org oppure monicasita la pagina Facebook, trovate tutte le indicazioni per contattare Monica Villa Bernal, che potrà darvi le indicazioni giuste o spiegarvi come avvicinarsi a questo mondo appunto delle terapie olistiche e di tutto quello che si gira intorno. Veramente è un mondo immenso e molto interessante. Parlavi di suoni, colori, musiche, cose che abbiamo tutti a casa. Davvero, davvero. Monica, allora grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te Fabio, grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo e spero vedervi magari anche qua in una prossima opportunità. Volentieri, grazie mille Monica, a questa sera allora, ore 20:30, via Giovanni Masera 6, zona Lima, per questo incontro numeri e ombre. Grazie mille. Grazie a te. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, come sempre appuntamento con Bruno in Milano torna domani alle ore 12:30, sempre qui in diretta su Milano All News. Questa puntata potete rivedere tranquillamente in replay sulla nostra pagina Facebook di Milano All News da subito dopo la sigla. Grazie mille, arrivederci.